Tradizionale bilancio del WWF Abruzzo sullo stato dell'ambiente nella nostra regione. Un anno, il 2023, segnato dalla perdita di orsi simbolo come Juan Carrito e Amarena, ma anche dalla grande manifestazione di Pescina per la tutela della fauna. Senza sosta invece il consumo di suolo, con progetti dalla costa fino alle aree montane e continui tagli al patrimonio arboreo, precisa Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo. Iniziamo a parlare del 2023 ricordando la perdita di due orsi molto conosciuti e noti anche al di fuori della regione Abruzzo, Juan Carrito e Amarena. Orsi che sono stati il primo investito lungo la statale 17 e la seconda oggetto di un ignobile atto di bracconaggio perché ha subito un colpo, è morta a seguito di un colpo di fucile. Ma è stato anche l'anno del lupo di Vasto, quindi diciamo un anno che ci pone come tema principale quello della convivenza con i grandi carnivori, convivenza che diventa una questione culturale, per cui dobbiamo in qualche modo tutti quanti imparare a cambiare i nostri comportamenti, a mettere in atto delle azioni che possano rendere questa convivenza possibile. Inoltre il WWF commenta negativamente il consumo di suolo senza sosta, con progetti dalla costa fino alle aree montane e i continui tagli al patrimonio arboreo. È anche l'anno che ha visto tante infrastrutture in programma sulla nostra regione, dalla costa fino alle aree interne. Pensiamo alla mega centrale idroelettrica di Pizzone 2, oppure agli impianti di Piane di Pezza, impianti da sci ancora presenti in Appennino, con addirittura cannoni di innevamento artificiale sotto i 1500 metri, progetti che ormai sono anacronistici. Si insiste sulla tutela dell'orso, del lupo e anche del piccolo fratino. Quanto alla stagione venatoria, preoccupa moltissimo la volontà della regione Abruzzo di andare a cacciare animali come cervo e capriolo, caccia che sicuramente è molto diversa, una caccia di selezione limitata solo ad alcuni ambiti della nostra regione, ma che dai documenti che sono a nostra disposizione vediamo essere una volontà di questo governo regionale.